Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo come di consueto con i numeri relativi all'emergenza sanitaria nella nostra regione, perché continuano ad aumentare i ricoveri in area medica in Abruzzo. Nell'ultimo bollettino sono 22 in più, lieve decremento per le terapie intensive quando gli ospedali di Chieti e Pescara sono sostanzialmente al completo. Resta alta l'incidenza delle varianti. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. Crescono ancora i ricoveri Covid nel sistema sanitario regionale. Sono 617 i pazienti ricoverati in area medica, più 22 rispetto a ieri, ma c'è un lieve decremento delle terapie intensive che scendono a 76, meno 2 rispetto a ieri, con 7 nuovi ricoveri, nel contesto di una crescita dei nuovi positivi ancora con cifre elevatissime, 535 nuovi casi accertati attraverso l'analisi di 5.101 tamponi molecolari e 6.376 antigenici. Il tasso di positività complessiva è del 4,6%. Il sistema sanitario regionale resta in affanno, soprattutto nell'area metropolitana dove incide la variante inglese e i nuovi casi di brasiliana e africana, nel mentre la regione da ieri ha istituito altre zone rosse in alcuni piccoli comuni dell'Aquilano. Sì, la variante, il paziente con la variante brasiliana l'ho isolato io nel mio reparto, era un paziente che tornava da Perugia dove era stato in una riabilitazione. Proprio identificando l'origine ho avuto il dubbio che potesse essere, diciamo, portatore della variante brasiliana, e quindi l'ho isolato in maniera preventiva, avendo poi ragione quando il test è stato fatto. I familiari anche erano positivi, quindi verosimilmente portatori della stessa variante. Anche a brasiliana si diffonde, a brasiliana ha anche un potenziale rischio, perché i primi dati sembrano mostrare una riduzione dell'efficacia dei vaccini intorno al 10-20%. Il bollettino regionale registra ancora decessi, 10 nelle ultime ore, di cui 2 riferiti a giorni precedenti. Il totale delle vittime sale così a 1662 da inizio emergenza. Il virus in questa terza ondata sembra essere più aggressivo e sta contagiando, con conseguenze anche gravi, persone con un'età media più bassa. Si sta accettando un circa 30% di maggiore virulenza, quindi di gravità clinica della malattia. E poi consideriamo che le persone oggi colpite dalla variante inglese, spesso i quarantenni o i cinquantenni, a marzo erano asintomatici, erano positivi al test ma clinicamente asintomatici. Ancora alto, ma in lieve calo, il numero degli attualmente positivi, meno 103 per un totale di 12.720. Da inizio emergenza sono quasi 53.000 i contagiati in Abruzzo. Forse i medici italiani sono stati particolarmente bravi di non far percepire alla cittadinanza cosa succede dietro quelle mura. Dietro quelle mura ci sono dei drammi incredibili che noi viviamo quotidianamente. Sarebbe cruento fare dei filmati, dei report per spot pubblicitari, ma forse l'impatto sulla popolazione sarebbe positivo per far capire come dobbiamo stare fermi, stare a casa in queste settimane e ridurre veramente la circolazione delle persone al minimo. Sono stati sanzionati per aver violato la zona rossa 6 giovani di Chieti, di età compresa fra 20 e 35 anni, che ieri sera sono stati sorpresi da una pattuglia della squadra volante della questura di Chieti mentre all'esterno di una palazzina del centro storico stavano cuocendo gli arrosticini. Alla vista della polizia, in 6 sono rientrati frettolosamente nel portone dello stabile, ma sono stati identificati e sanzionati per aver violato l'articolo 4,1 del decreto legge 19 del 2020 e sono stati invitati a rientrare nelle proprie residenze. L'intervento si inserisce nell'ambito dei controlli specificatamente disposti dal questore della provincia di Chieti, Annino Gargano, finalizzati in particolare a verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Il delicato momento, si legge in una nota della questura, impone il massimo rigore nel rispetto della normativa emergenziale emanata per contenere il contagio da Covid-19. Pertanto, nei giorni a seguire, la Polizia di Stato intensificherà ulteriormente i controlli. E parte oggi a Teramo la campagna di vaccinazione anti-Covid per gli over 80. Saranno vaccinati 3.000 persone in 5 giornate, ad una media di 600 al giorno. Tanti gli anziani in fila e tante le prenotazioni effettuate attraverso le farmacie. Tania Bonnici Castelli. A
preso il via a Teramo la campagna vaccinale per gli over 80. 3.000 gli anziani che saranno vaccinati nel corso di 5 giornate, ad una media di 600 al giorno. I luoghi prescelti dall'amministrazione comunale di Teramo sono l'ipogeo di Piazza Garibaldi, la palestra dell'Istituto per Geometri alla Cona e i due palazzetti dello sport, Palascapriano e San Nicolo a Tordino. Ottima l'intuizione di coinvolgere le farmacie per le prenotazioni. Oltre 200 sono passate da lì. Vaccinare oltre 3.000 persone non è una cosa semplice, per di più laddove i soggetti che andiamo a vaccinare sono persone che hanno un'età avanzata, cioè più di 80 anni. Ci potranno essere sicuramente adesso dei rallentamenti, una partenza non perfettamente in linea così come ci eravamo prefissati, ma c'è un'organizzazione da San Nicolò, in questo momento mi hanno mandato le foto, che non c'è più fila, non c'è, la stessa cosa sta accadendo ai geometri, la stessa cosa veniamo adesso dal palazzetto dello sport di Scapriano, le cose si stanno regolando e quindi voglio dire anche in questo caso l'organizzazione nostra e dell'ASL messa insieme è un'organizzazione vincente, fermo restando che tutto si può fare meglio. Nella prima giornata teramana di vaccinazione agli over 80 il bilancio è più che positivo, soddisfatti gli anziani in attesa, da riscontrare solo un iniziale assembramento a Teramo città, mentre nelle altre location non si sono formate file. Signora, quanti anni ha? Circa 92. 92 anni, complimenti. Oggi si vaccina. Ha paura? Moltissimo. Non lo so, mi sento tutta... Ha un po' di paura, ma... L'agitazione, non la paura. Beh. Consiglia a tutti di vaccinarsi? Sì, sì. Lei è un po' giovane per essere qui oggi. Beh sì, diciamo di sì, ho accompagnato i miei genitori, come giusto che sia, insomma, ecco, sono un po' anziani, quindi hanno il mio appoggio. Quanti anni hanno i suoi genitori? Mia madre ne ha 84 e mio padre 82, quindi insomma un po' anziani, deambulano bene, però insomma alla fine bisogna accompagnarli. Ecco. Sono tranquilli? Sì, abbastanza tranquilli, hanno accettato subito, hanno aderito subito molto insomma alla campagna vaccinale, per cui io sono contento che loro lo facciano, anzi appena posso mi vaccinerò anch'io. A coordinare le operazioni, la Protezione Civile e l'ASL di Teramo, il responsabile Maurizio Brucchi ha ricordato che l'Abruzzo è tra le prime regioni in Italia ad effettuare la vaccinazione per gli over 80. Cambiamo argomento adesso, la fotografia che l'Istat ha scattato all'Abruzzo attraverso il censimento racconta di una regione sempre più vecchia e soggetta a spopolamento ad un tasso quasi pari a quello degli anni dell'emigrazione. Tra le note positive c'è l'aumento del tasso di alfabetizzazione. Giuseppe Dintino. Abruzzo anziano è sempre più spopolato. È quanto emerge in sintesi dall'ultimo censimento dell'Istat, svolto tra il 2018 e il 2019, prima che il Covid travolgesse le nostre vite. In Abruzzo vivono 1.293.941 persone. Questo l'ammontare della popolazione censita il 31 dicembre 2019. Rispetto all'anno precedente vi è stata una riduzione di 6.704 abitanti, come se fosse scomparsa l'intera popolazione di Castel di Sangro. 13.368 sono invece gli abitanti persi dal censimento del 2011. In 8 anni è come se tutti i cittadini di San Giovanni Teatino avessero deciso di trasferirsi altrove. Più del 24% dei residenti è concentrato nella provincia di Pescara. Questa è l'unica tra le 4 province a non perdere abitanti. È il Chietino a soffrire maggiormente lo spopolamento. I comuni che resistono sono soprattutto quelli della costa, fatta eccezione per Avezzano. Il comune più popoloso si conferma Pescara, con circa 120.000 abitanti. Il più piccolo è Montelapiano, in provincia di Chieti, con appena 82 abitanti. L'Abruzzo, che ha più donne che uomini, è più anziano rispetto alla media nazionale. Qui l'età media è di 46 anni, mentre è di 45,2 nel resto d'Italia. Il comune con in percentuale più giovani è Santa Maria in Baro, quello con più anziani San Benedetto in Perillis. Lo spopolamento è frenato dagli stranieri, questi sono aumentati in media di 2,6 punti percentuali ogni anno. Abbassano anche l'età media della popolazione, in quanto mediamente sono 11 anni più giovani. In Abruzzo quasi 2/3 degli stranieri sono europei, il 18% è africano, l'11% asiatico e quasi il 6% americano. La comunità più numerosa è quella rumena.
Dal 2011 inoltre dimezzati gli analfabeti, mentre le persone con un titolo universitario rappresentano il 15,7%, 3,2 punti percentuali in più rispetto a 8 anni prima. Permane comunque il problema lavoro. Il tasso di disoccupazione in Abruzzo infatti è più alto rispetto alla media nazionale. Qui è del 14%, del 13% nel resto d'Italia. E cresce se consideriamo solo le donne. Se gli uomini disoccupati sono il 12,2% del totale, le donne sono il 16,5%. Facendo il discorso inverso, il gap è ancora più evidente. Il tasso di occupazione maschile è oltre 17 punti percentuali superiore rispetto a quello femminile, a dimostrazione di uno squilibrio di genere radicato nel mercato del lavoro, ma anche negli altri ambiti della società. Per una donna abruzzese, infatti, è più difficile rispetto a un uomo essere economicamente indipendente. La compagnia Carabinieri di Castel di Sangro nel comprensorio dell'Alto Sangro ha elevato una ventina di sanzioni nel weekend per violazione delle norme anticontagio Covid. Da ieri i militari dovranno controllare anche le zone rosse, come quella ad esempio di Ateleta, appena istituite dalla Regione Abruzzo. Un'ultima ordinanza anche del governatore Marco Marsilio ha tinto di rosso alcuni comuni della provincia dell'Aquila, quindi sicuramente la pandemia avanza. Come si sono comportati i cittadini di queste zone? Sono stati momenti difficili, ci siamo ancora dentro. L'arma dei Carabinieri, per quanto riguarda il territorio dell'Alto Sangro, rappresentata dal sottoscritto, abbiamo potuto constatare un grande rispetto, una grande volontà di rispettare le norme e una grande educazione civica. A Castel di Sangro, nel primo fine settimana arancione per la regione Abruzzo, sono state elevate quasi 20 sanzioni nei confronti di cittadini residenti nel comune montano dell'Alto Sangro e non, per mancanza d'osservanza delle regole anti-Covid nazionali. Le sanzioni sono state elevate nel weekend, ma non solo nel weekend. Abbiamo cercato di sempre, insomma, avere una umanità e un buon senso nell'applicare le norme, però abbiamo un dovere che secondo me è prioritario, che è difendere la salute dei nostri cittadini, e pertanto bisogna andare a reprimere quelli che sono comportamenti scorretti. Questo ci ha portato appunto a levare alcune sanzioni che però, insomma, non rappresentano per noi il core business, cioè è uno strumento per in qualche modo gestire una situazione che è molto complicata per tutti. Capitano, ci avviciniamo ai mesi estivi, quindi le temperature stanno diventando via via più miti. L'Alto Sangro, si sa, è una meta di turismo eccellente e eccezionale perché richiama veramente turisti da ogni dove. Si sta già ipotizzando magari un rafforzamento dei controlli, anche perché i dati sono questi, quelli legati alla pressione ospedaliera, ai contagi, quindi non si può far finta di nulla. Abbiamo un'esperienza dell'anno scorso, è stata un'estate dal punto di vista turistico straordinaria, ci sono registrati numeri che non si erano mai registrati prima. Siamo pronti, è una attività, fra virgolette, rutinaria che noi facciamo, e il nostro dispositivo di controllo del territorio è assolutamente in grado di adeguarsi alle varie flussi delle persone, sia nei mesi un po' più tranquilli, sia nei mesi, diciamo, di maggiore peso. Quest'anno, per esempio, la stagione invernale è stata chiaramente compromessa. Il Covid-19 sicuramente ha segnato un cambio di socialità, di prospettive sociali per quanto riguarda soprattutto la fascia più giovane della popolazione, anche qua nel territorio dell'Alto Sangro. Le fasce più giovani della popolazione hanno meno sensibilità a questo problema, quindi è opportuno che tutte le istituzioni coinvolte, ma anche le famiglie, siano abbastanza rigide su questo, perché altrimenti loro, che la giovane età porta una sensazione di essere invulnerabili, che non è vera, e soprattutto si rischia di portare il virus all'interno delle proprie famiglie. Torneremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ma in questo momento occorre avere dei comportamenti corretti e soprattutto rispettosi delle regole. Parliamo di cultura adesso. Via libera all'avviso pubblico per la concessione di contributi ad enti e associazioni culturali abruzzesi per arginare le conseguenze economiche legate all'emergenza sanitaria. Lo rende noto l'assessore alla promozione culturale Daniele Damario, specificando che ci sono a disposizione 1,5 milioni di euro a seguito della delibera di fine anno della giunta regionale. Le associazioni culturali potranno presentare domanda dalle ore 15 di lunedì
venerdì 8 marzo fino alle ore 15 di giovedì 18 marzo. Le misure economiche indicate nell'avviso sono rivolte prioritariamente, spiega Damario, agli enti e alle associazioni culturali finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo e dal Fondo Unico per il Cinema e l'Audiovisivo e agli enti e associazioni in generale, purché operanti in Abruzzo al 31 gennaio del 2020. Andiamo a Pescara adesso, perché a Pescara Colli Piazza Nilde Iotti è abbandonata da 24 anni. I lavori interrotti da un contenzioso si sono arenati, ma potrebbero ripartire dalla convenzione che sarà stipulata domani in Consiglio Comunale. Il centrosinistra però non è convinto del progetto e chiede che i lavori siano terminati entro 6 mesi. Ci troviamo a piazza Nilde Iotti, sui colli di Pescara, una piazza che, come vedete, è abbandonata all'incuria e al degrado dal lontano 1997, anno in cui doveva essere realizzata, appaltata alla società immobiliare GMG. Domani finalmente in Consiglio Comunale approderà la convenzione per la realizzazione di questa piazza ad opera della società privata, che riceverà i parcheggi qui sottostanti, ma il centrosinistra è perplesso. Vogliamo la piazza realizzata in 6 mesi, dicono i consiglieri comunali del PD. Da oggi l'amarezza grande è che per metà poteva essere già riqualificata, perché la vecchia amministrazione aveva fatto già nei fatti tutte le procedure, messo anche i soldi per poter realizzare un primo lotto di questa piazza. Tolta questa amarezza, non ci convince il fatto che gli interlocutori siano gli stessi che avrebbero dovuto fare la piazza nel 97 e che non l'hanno fatta, e quindi chiediamo che ci siano ulteriori garanzie a difesa del quartiere, che non può avere ancora a lungo una piazza così. Ad esempio, la prima garanzia che chiediamo è che nelle opere che farà il privato la piazza sia la primissima cosa che va fatta entro 6 mesi, questo chiediamo, e che la garanzia della manutenzione a carico del privato sarà raddoppiata, non i classici 10 anni o 5-10 anni, ma almeno 20 anni. Uno spazio pubblico recintato, abbandonato all'incuria, che i residenti della zona e tanti commercianti non possono più tollerare. Quindi lei risiede in questa piazza da quanto tempo? Da 14 anni, 15 quasi. E da allora lei ha trovato la piazza così e così è rimasta? Sempre così è rimasta. Non è mai cambiata, non ci sono stati mai i provvedimenti di fare piazze così, niente proprio. Le parole servono a ben poco, basta guardarci, diciamo, quello che ho, questo scempio che ho dietro le spalle, che sicuramente non è di decoro né per noi che ci abitiamo, comunque che abbiamo un'attività, noi abbiamo un'attività di parrucchiere, chiaramente che dire, vorremmo incitare il nostro comune, il nostro sindaco a cercare di risolvere questa ormai trentennale agonia e scempio che permane in questa Pescara Colli. E apriamo adesso la pagina dello sport con il ciclismo, perché oggi è stato presentato il Giro d'Italia 2021, che scatterà sabato 8 maggio da Torino e si concluderà domenica 30 maggio dopo 21 tappe e 3.450 km. Tre le tappe che interesseranno l'Abruzzo: la tappa numero 7 che vedete da Notaresco a Termoli, la numero 9 da Castel di Sangro a Campo Felice, Rocca di Cambio, e la tappa numero 10 l'Aquila Foligno. La tappa da Notaresco a Termoli di 178 km venerdì 14 maggio è tappa adatta alle ruote veloci. Il giorno dopo, parentesi fuori regione, sabato 15 maggio con la Foggia Guarda San Framondi di 173 km. Inedito arrivo in salita in Abruzzo per il ritorno sulle nostre strade a Campo Felice nella frazione di domenica 16 maggio con partenza da Castel di Sangro. Una tappa con 3.400 metri di dislivello che prevede 3 Gran Premi della montagna prima dell'erta finale. La decima tappa, lunedì 17 maggio, dall'Aquila a Foligno, potrebbe essere adatta alle fughe. Martedì 18 invece è previsto il giorno di riposo del Giro d'Italia, ma come vedete 3 partenze e un arrivo nella nostra regione. Le rivediamo: la tappa numero 7 da Notaresco a Termoli, la tappa numero 9 da Castel di Sangro a Campo Felice, tutta in terra abruzzese, la tappa numero 10 con partenza dall'Aquila e poi arrivo in Umbria a Foligno. E adesso parliamo di calcio di Serie B. La partita di sabato per il Pescara molto complicata all'Adriatico, arriverà infatti un Lecce in fase di rilancio. Per ben sperare, i biancazzurri possono affidarsi almeno ai precedenti piuttosto incoraggianti. Andrea Costantini.
Il Pescara prova ad aggrapparsi alla cabala per sperare. I precedenti contro il Lecce in terra abruzzese sono incoraggianti, con i biancazzurri sconfitti una volta sola in terza serie nel lontano 59. Per il resto 19 vittorie e 17 pareggi, sempre tante le sfide nelle decadi dal secondo dopoguerra, e solo nell'ultimo decennio i precedenti si sono diradati. Dopo lo scontro nel gennaio 2007, campionato di Serie B e vittoria biancazzurra 2-1 con reti di Martini e Antonelli a ribaltare Tiribocchi, si è dovuto attendere il novembre 2018 per un nuovo match tra le due squadre all'Adriatico Cornacchia. Altra vittoria per il Delfino, 4-2, quei gol di Mancuso, Gravion e la doppietta decisiva di Del Sole nel finale. In gol per i salentini Palombi e l'attuale biancazzurro Andrea Tabanelli, che siglò il momentaneo 2-2 salentino. Se dipendesse dai precedenti si potrebbero dormire sonni tranquilli, purtroppo per il Pescara però la classifica dice che battere questo Lecce in ripresa sarà una sorta di impresa. Tra i salentini sta migliorando Stefano Pettinari, il grande ex capocannoniere della stagione biancazzurra 2017-2018, e che sta scalando posizioni dopo essere rientrato a sorpresa a Lecce a seguito della cancellazione del Trapani. Sul fronte Pescara, oltre Tabanelli, sono ex Memusciai e Drudi. Se Drudi è abbastanza certo di una maglia nel trio di difesa, Tabanelli si contende il posto di mezzala con Macin, mentre per Memusciai è difficile pensare ad una maglia da titolare, più probabile una panchina. Lecce che ha diversi giocatori esperti e di valore, ma anche alcuni prospetti promettenti come il centrocampista danese Morten Hjulmand e quello svedese John Björkengren, compagno di nazionale dell'ex biancazzurro Ingelsson. Per quanto riguarda due giocatori che mi hanno parlato del campionato italiano, sono Kruseski e Innerson, che appunto prima di venire qui mi hanno dato dei consigli e parlato molto bene del campionato italiano. Swanta had a good relation. Of course, it's a big dream to play in Serie A. I think it's every footballer's dreams to play in Serie A. Of course, sarebbe un grande sogno per me giocare in Serie A, il sogno di tutti quanti, e spero un giorno di poterlo fare con il Lecce. To play in Serie A. Nelle ultime ore ha suscitato sdegno tra i tifosi biancazzurri la diffusione social di un vecchio video del giovane prospetto della Juventus, Nicolò Fagioli, con parole di offese verso i pescaresi pronunciate a mo' di ritornello di una canzone da discoteca. Video che lo stesso calciatore ha rimosso con tanto di scuse ai tifosi biancazzurri, sempre sui propri canali social. Scendiamo in Serie C adesso, andiamo in casa a Teramo. Il direttore sportivo biancorosso Sandro Federico nel pomeriggio ha parlato in conferenza stampa smentendo che il Diavolo sia in una fase calante, e anzi rilanciando le ambizioni dei biancorossi, che dice se manterranno la giusta forma possono puntare anche alla posizione numero 3 in graduatoria. La mia analisi è che questa squadra può arrivare a degli obiettivi importanti. Ormai abbiamo capito quali sono anche i nostri difetti, li sappiamo, ci stiamo lavorando e quindi sono qui a confermare che questa squadra ci darà delle grandi soddisfazioni. L'importante è che ci sia anche un clima di assoluta positività intorno a noi, perché abbiamo bisogno di questo, una squadra che ha bisogno anche di fiducia, come è stato fatto in quel primo periodo, dove addirittura gli elogi erano anche esagerati, e dobbiamo continuare. Ma questa squadra ha vinto contro il Bari, contro il Palermo, contro il Foggia, contro il Catania, contro la Juve Stabia. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando abbiamo i nostri calciatori in una condizione ottimale, condizione fisica, atletica, mentale ottimale, questa squadra è capace di vincere contro qualsiasi avversario. Continuiamo ad essere convinti di poter raggiungere anche quel terzo, quarto posto che sembra lontanissimo, ma se noi riprendiamo ad avere calciatori in una condizione ottima, ci possiamo prendere delle belle soddisfazioni. Positività vuol dire che nelle prossime 11 partite, dove ne giochiamo 7 in casa e 4 fuori, vogliamo vedere un ambiente, purtroppo ci dispiace non poter avere i tifosi allo stadio, ma vogliamo vedere un ambiente che sia totalmente a difesa anche di questo gruppo, a difesa di questa società, di questa proprietà. Noi non vediamo, credimi, un periodo negativo. Noi stiamo lavorando sui nostri difetti, ma sappiamo bene
che siamo anche una squadra che in qualche modo, quando è al massimo, quando ha degli equilibri tattici, tecnici, dove ci sono tutte le condizioni e tutte le componenti vanno in una direzione, noi siamo capaci di vincere con qualsiasi avversario. Dettore, ti chiedo, siccome tu prima hai parlato di calo o comunque momento di appannamento soprattutto dei big, ti chiedo se nel loro calo può aver inciso l'incertezza sul futuro e allora di conseguenza se ci sono discorsi o no avviati per prolungare giocatori come Bombaggi, Costa Ferreira, insomma quei giocatori di cui parlavi giustamente prima che in un certo momento hanno avuto un calo di condizione. E con alcuni di loro vorremmo già iniziare, stiamo così chiacchierando, ancora non entriamo nei dettagli, ma vorremmo già iniziare a ragionare per l'anno successivo. Io sono abituato a ragionare sempre in prospettiva al di là del mio contratto. E siamo andati a prendere Bellucci, Chiere Mateng, anche lo stesso Luca Lombardi, sono ragazzi che per me sono più operazioni di prospettiva, e quindi questo vi fa capire che per me è l'ultimo dei problemi. A me interessa solo lavorare e ovviamente non riesco a guardare oltre, potrei anche avere un contratto pluriennale, ma non mi cambia assolutamente la sostanza. Per Paci ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo o l'esercitare l'opzione per il secondo anno, che mi pare che ci sia sul suo contratto? Dobbiamo solo continuare a far bene, perché poi verrà tutto naturale. In Serie D oggi, seconda giornata del girone di ritorno del girone F, ovviamente andiamo a vedere i risultati e la classifica, ricordandovi che uno scontro, quello tra Pineto e Castelnuovo, è stato rinviato per i casi tanti di positività all'interno della formazione biancazzurra. Questi risultati: Aprilia Castelfidardo 1-1, Atletico Porto Sant'Elpidio Vasto Girardi 0-3, Fiuggi Matese 0-1, Giulianova Vastese, scontro tutto abruzzese, finisce 1-1, vantaggio della Vastese, pareggio del Giulianova, Monte Giorgio Cinzia Albalonga 0-0, vittoria nettissima del campo basso, derby tutto molisano con l'Olimpia Agnonese 5-2, Recanatese Tolentino, stata sospesa nel corso del primo tempo per l'infortunio all'arbitro dell'incontro quando la Recanatese era in vantaggio 1-0 sui Cremisi. E poi c'è la vittoria del Notaresco che viola il Gudini di Rieti e vince 3-2. Vediamo la classifica, ovviamente aspettando i tanti recuperi che dovranno essere giocati. Comanda il Campobasso che ha 39 punti a più 4 sul Notaresco, che di punti ne ha 35, Castelnuovo 34, Vasto Gerardi 30, Castelfidardo e Cinzia Albalonga 29, 26 punti per Rieti e Vastese, 22 punti per Recanatese e Aprilia, 21 punti per Monte Giorgio e Tolentino, 20 per il Matese, 19 per il Fiuggi, 17 per il Pireto, 10 per il Giulianova, chiude la coppia Atletico Porto Sant'Elpidio Olimpia Agnonese. Vi ricordo che tra poco ci saremo di nuovo insieme con l'Abruzzo del pallone per vedere le immagini, i servizi e le interviste delle gare, delle formazioni abruzzesi. E parliamo adesso di futsal, dell'ultimo recupero disponibile a del clamoroso, il terzo KO interno dell'Acqua e Sapone Unigross, che resta imbattuta paradossalmente in trasferta. Un 5-6 che ha visto trionfare un San Giuseppe rafforzato ma reduce da una lunga serie di sconfitte, a cui va dato atto di non aver mai mollato la presa contro Nerazzurri a corrente alternata. La squadra di Scarpitti in gol con Murillo, Trentin, Calderolli, Cocco e Ghi resta in vetta alla classifica nonostante l'inatteso KO a più uno dal Pesaro di Colini. Ora però le gare giocate sono le stesse. In A2 invece, tra la sorpresa generale e il dimezzato quintetto della Tombesi, Ortona recupera e stravince a Giovinazzo 5-0. Gialloverdi con tante seconde linee giovani travolgenti, trascinati dalla vena di Pizzo, autore di una tripletta, dai miracoli di Delloso tra i pali e dalle firme di Iervolino e Masi. L'equipe di Vittorio è ora in piena area playoff con altre due gare e pezzi da 90 da recuperare. Dunque si apre un nuovo capitolo. Un futsal locale peraltro in lutto stamani per la scomparsa della mamma dell'allenatore della Color Max Pescara Palusci. Condoglianze ovviamente anche dalla redazione di TV6.
E con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.